In cui stiamo su. Siamo con la partita di Bologna-Italia in confine 0-0 con la parità delle due squadre. Ragazzi, finalmente torna la nazionale, torna nei video sui video. Quindi ragazzi, finora l'Italia, quindi questa partita è finita 0-0. Da qui l'Italia veniva dalla grande vittoria in amichevole contro la nemichevole 6-0. Il test dell'altra partita, ragazzi, in cui è finita 6-0, era finito bene, ragazzi. L'Italia aveva portato un'ottima vittoria a casa. E qui è finita 0-0, ragazzi. Quindi nel primo tempo l'Italia si è mangiato veramente tipo di occasioni. Da qui abbiamo visto che si è mangiato un'ottima occasione, che poteva vivere il vantaggio per Lewandowski, dove salva il vantaggio di Lewandowski, che verso Lewandowski, ma salvo Leonardo Bonucci. Mamma mia, che partita abbiamo visto da Polonia-Italia, in cui entrambi portano un punto. E nel pomeriggio ha giocato la Bosnia-Herzegovina contro l'Olanda, in cui è finita 0-0. Entrambi un punto, l'Italia un punto, e anche Polonia entrambi un punto, quindi penso che l'Italia per ora rimane nel primo posto. La prossima sfida dell'Italia sarà contro l'Olanda, che è una sfida importante, con l'Olanda che si giocherà mercoledì. E quindi ragazzi, questa partita si è spenta, è stata una bellissima partita. Lewandowski, che si è giocata alla grande, per me l'Italia, mi dà una bellissima amichevole, ma non si è giocata molto con la Polonia, ma si è giocata. Poteva fare di più, poteva trovare il gol, ma Chiesa ci poteva portare un vantaggio. Ma è stata una sfida difficile. Se qui la Polonia viene da una grande vittoria in amichevole, dove ha fatto giocare Milik, oggi ha fatto giocare Lewandowski. E la Polonia è stata molto pericolosa contro l'Italia, ma anche per l'Italia è stata molto pericolosa la Polonia. Quindi ragazzi, per questa partita, mo, la prossima sfida degli azzurri sarà contro l'Olanda mercoledì, per vedere se portare 3 punti importanti per il girone. Quindi ragazzi, che dire? Quindi ragazzi, è tutto. Noi ci vediamo mercoledì con l'Italia e l'Olanda. Quindi ragazzi, che dire? È tutto. Noi ci vediamo mercoledì con l'Italia e l'Olanda. Quindi ragazzi, che dire? È tutto.